Buongiorno carissimi amici, ieri a Lecce si è celebrata una triste ricorrenza, una giornata della memoria, per ricordare i fidanzati di Lecce, proprio esattamente un anno fa, uccisi barbaramente da Antonio De Marco. Parliamo dei due fidanzati, Eleonora Manta, 30 anni, Daniele De Santis, 33 anni, tra l'altro anche nella carriera di arbitro, che furono barbaramente uccisi con una settantina, forse di più, coltellate. È veramente una ricorrenza molto triste, perché questo delitto è un delitto particolare, non un delitto di passione, non un delitto per cosiddetta gelosia, non un delitto per cosiddetto interesse economico, ma un delitto della felicità, un'invidia per la felicità altrui. Ebbene, questo giovane introverso, ma apparentemente normale, diciamo così, certamente aveva ed ha dei grossi problemi, però è stato ritenuto fortunatamente capace di intendere e di volere, perché frequentava appunto questo corso di scienze infermieristiche. E vi riassumo brevemente: aveva frequentato la casa di Eleonora e di Daniele, perché essi, prima di andare a convivere, avevano affittato alcune stanze come gli studenti, diciamo così. Quindi tra questi c'era appunto Antonio De Santis, quindi lui era stato uno di quegli inquilini, diciamo. Poi a fine estate gli era stato comunicato di non rinnovare più questo affitto, perché essi avrebbero fatto dei lavori per andare a vivere proprio in questo loro nido d'amore, in questa casa. E da lì è scattato tutto. Questo fatto che emerge dai diari di questo giovane, evidentemente molto deviato, che praticamente addossa a questi due ragazzi la colpa di essere felice. Egli aveva fatto le doppie chiavi, mi ricordo, e la prima sera nella quale i due giovani fidanzati prossimi alle nozze stavano in casa, egli si introdusse furtivamente con la seconda chiave e li massacrò di coltellate. Ma la cosa che forse ricorderete è tutto il piano folle che vi era alle spalle. Tutti quei pizzini, diciamo, tutti quei pezzi di carta dove egli sopra aveva annotato quello che doveva essere il suo piano, quello di legare le vittime, di torturarli, di fare scritte col sangue vicino ai muri, di bollire l'acqua per fare delle torture, non so, tutta una serie di deliri mentali, insomma. Quindi poi sono state trovate anche delle foto nelle quali egli soprattutto ce l'aveva con Daniele. Aveva cancellato ad esempio la faccia di Daniele, che stava vicino ad Eleonora, quindi qualcuno potrebbe pensare: ma forse c'era una rivalità? No, niente di tutto ciò, perché egli era geloso di questa felicità che legava i due, e soprattutto nei confronti di lui, perché in effetti si immedesimava nel ruolo maschile. Egli nei suoi diari, insomma, nei suoi diari trapela questa sua esigenza, questa sua nevrosi di avere una donna, una ragazza con la quale, ecco, essere fidanzato, e che viene respinto e quindi non riesce ad avere una donna, e questo gli porta degli scompensi molto gravi. Ma evidentemente queste ragazze che egli pure arriva a conoscere
certamente vedono qualcosa di strano, vedono che qualcosa non va nel suo carattere, e quindi egli matura questa rabbia incontrollata verso Daniele, ma anche verso Eleonora, colpevoli di essere felici. Non c'è nessun tipo di giustificazione, vedete, hanno cercato di, attraverso la perizia psichiatrica, di dire quella non era capace di intendere di volere, ma correttamente i periti hanno sì evidenziato un disturbo psichico, ma la netta capacità di intendere di volere, perché poi, parliamoci chiaro, fra le altre cose, lui comunque conduceva una vita sociale, cioè viveva lontano da casa, frequentava questi corsi universitari, quindi si relazionava, quindi non era che era un folle conclamato, per cui dovrà rispondere appieno delle sue colpe, tant'è vero che già gli fu rigettato la richiesta di rito abbreviato, e adesso ci avviamo, insomma, verso le fasi conclusive. Dopo il deposito di queste perizie psicologiche ci si avvia verso la fine, perché c'è la prossima udienza il 5 di ottobre e poi le conclusioni per il 2 di novembre. Quindi diciamo che egli non perdonava questo successo, questo amore. Vedete, è una cosa molto molto triste. Molto triste, perché da qui potremmo un po' riflettere sul fatto che in noi ci deve essere un equilibrio che dobbiamo trovare in noi stessi. A volte la rabbia nasce perché noi vogliamo emulare, vogliamo essere come gli altri, quindi cominciamo ad essere invidiosi del successo altrui, siamo invidiosi degli amori altrui, e si sviluppa pian piano una devianza su questo, perché noi dovremmo essere a contatto invece con noi stessi, ognuno fare la pianta per la quale è destinato, cioè noi non siamo degli stereotipi, noi non possiamo vivere di luce riflessa dagli altri, non possiamo dire quella persona magari è di successo, quella persona è brillante, io vorrei essere come lui. Noi dobbiamo essere come noi stessi, cioè noi siamo il seme di una pianta, quindi dobbiamo fare i migliori frutti di noi stessi, non dobbiamo somigliare a nessuno. Da qui nascono tutte le deviazioni. Questo ragazzone, che poi è stato incastrato grazie anche alle telecamere, insomma, di sorveglianza dei palazzi, certamente da ragazzo, ecco, diciamo, da quello che è stato detto, conduceva una vita normale, anche brillante a scuola. Poi man mano cosa è maturata nella sua adolescenza? È maturato un rapporto difficile con le donne. Perché? Perché egli vedeva gli amici che avevano un successo, cioè uscivano, facevano, non so, il sabato sera andavano a ballare, e ad egli non riusciva questo. E allora ecco che, invece di cercare dentro se stesso un aiuto per il miglioramento di se stesso, ecco che andava a montare una rabbia. Sono stati trovati dei suoi diari veramente inquietanti, in cui praticamente egli aveva come scopo l'eliminazione della felicità degli altri. Perché? Perché invece di pensare ad essere felice lui stesso, diceva: no, io devo cercare di eliminare la felicità negli altri, così gli altri saranno più simili a me. Veramente questa è una deviazione. Quindi un anniversario molto triste, cari amici, perché nessuno ridarà la vita a questi due giovani che stavano coronando il loro sogno d'amore, e vedete il freddo dentro che aveva questo Antonio Di Marco è esploso.
all'improvviso. Bisogna vedere i segnali c'erano tutti. Quando vi è una forte introversione, certamente è un segnale inquietante. Se avessero visto quello che lui scriveva, quello che lui diceva, allora qualcuno si sarebbe potuto accorgere del suo disagio prima che scoppiasse questa triste vicenda. Quindi mi auguro soltanto che adesso quel po' di giustizia terrena possa essere fatto, e non vi sono altre parole da aggiungere. Dispiace perché sono questi due ragazzi stati vittima di omicidio per felicità, omicidio per troppa felicità. Non si era mai sentito una cosa del genere, non si era mai sentito. Ci sono omicidi, sapete, per vari interessi economici, per gelosie, eccetera. È incredibile, nessuno ci voleva credere. Motivo di questo omicidio: la felicità. Va bene, grazie, ci aggiorneremo per questo caso, per quanto riguarda, credo, soltanto la sentenza finale, che appare comunque scontata. Ciao a tutti, un abbraccio.